Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ho recentemente mixato un brano di Gianfranco Mauto che è uscito sulle varie piattaforme e che si chiama La tua rivoluzione. Lo prendo come spunto per analizzare il mix attraverso alcuni dei plugin che utilizzo più spesso. È uno di quei brani piano e voce che adoro mixare perché riesco a lavorare molto sui colori delle due tracce, quindi cerco di prendere il meglio da entrambe le registrazioni. Come vediamo, le take sono state fatte, il pianoforte arriva direttamente da un Nord Stage, credo siano i nuovi samples del Nord Stage, e la voce è stata registrata con un KG414, tutto in live, come vedete poi nel video di Gianfranco su YouTube e sulle altre piattaforme. Per prima cosa ho analizzato il sound del pianoforte, andiamo a vederlo. Vediamo l'RMS sui meno 24, quindi è quello corretto per un tipo di registrazione analog style, sul quale ho aperto GOL 3 di Acoustic Audio. Sentiamo cosa è accaduto al suono del piano. Quindi il primo aspetto è un arricchimento enorme di armoniche, che è appunto la parte più interessante di questo plugin, e quindi il colore che dà al pianoforte lo rende molto vivo, come sentiremo, e come ho equalizzato alcune parti di questo strumento. Come equalizzatori ho scelto i 3081 che adoro per pasta sonora e mi piace moltissimo anche la campanatura che possiedono, quindi riesco ad essere abbastanza preciso sulle frequenze che voglio modificare. In questo caso ho enfatizzato, i comandi sono al contrario come capitava spesso anche sui Kadak, ho enfatizzato quindi di qualche dB, il 15.000, quindi ho aperto l'aria del pianoforte e poi nella seconda parte dell'equalizzatore ho enfatizzato il corpo sotto verso i 100 Hz, come vediamo, con un low shelf, quindi da 100 Hz in giù tutte le frequenze sono state un po' alzate, quindi ho creato quello che viene chiamato smiley come equalizzazione. Passiamo alla scelta del canale, quindi ho scelto un 1073 come colore del pre, perché appunto mi dà questa mediosità molto aperta, è un carattere del 1073. Quindi, come avete visto, ho prima enfatizzato alti e bassi e poi ho lavorato sul colore dei medi attraverso l'uso del 1073. Sentiamolo con altri tipi di bass. Pronunciato sui 700. Presente sui bassi. L'enfatizzazione di questo e torniamo sul nostro 1073. In
generale comunque abbiamo anche una leggera enfatizzazione proprio del sai, del segnale stereo del pianoforte. Sentiamo senza. Ho lasciato invariati i gain e ho mantenuto questo flowchart che vediamo qua. Una recensione approfondita del Gold Trail la trovate sempre su questo canale. Ho evitato di utilizzare un compressore. Quindi il pianoforte sostanzialmente viene eseguito da questo. Soltanto nei sends ho inserito il fuzz filter, il Pro R, uno dei riverberi che preferisco di più in assoluto, che avete anche questo visto già recensito nei mesi scorsi. È una room, come sentite, molto stretta. Per evitare di far sembrare il pianoforte uno strumento da stadio. Andiamo alla voce, vediamo. Che distante Questo è il è suono puro quello del che microfono. pensavi fosse perso, In questo caso invece ho più utilizzato vivo che Cola 2, che è l'emulazione del Kadak. L'avete anche questo visto sul mio canale, quindi non sto a spiegarvi le regolazioni, ma ascoltiamo che cosa ho fatto sulla voce di Gianfranco. Ascoltiamola in uno flat. che manca, che è distante è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Sento una leggera predominanza delle frequenze medio-basse, per cui ho aperto sulle alte, quindi ho alzato di 6 dB i 12 kHz, quindi schiarendo moltissimo la voce, e ho anche tagliato, quindi un low shelf sui bassi da 160 in giù, come vediamo, questo è il meno. Uno che manca, che è distante, è quello E che ho riportato su i 700 Hz di qualche dB, 2 dB circa. Quindi uno che manca, che è distante, non ho snaturato troppo la voce. uno che manca, che è distante. E il compressore, che è una delle sezioni che adoro di più in assoluto e che mi permette di essere molto morbido sulla voce senza che diventi aggressivo e quindi fastidioso. Come vediamo, appunto, soltanto quando entra la parte più dinamica viene schiacciata Uno che leggermente. manca, che è distante, è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. E dà anche un po' di gain alla voce per portarla a livello del pianoforte. Uno che manca, che è distante, è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione. Ho utilizzato preamplificazione, quindi colore di preamplificatore. Uno che manca, che è distante, è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da Sentiamo i click del cambiamento del pre, è naturale in questo plugin. uno che manca, che è distante, è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. È il tempo per credere se è giusta o no la strada che fai. Uno che manca, che è distante, è quello che
pensavi fosse perso. Questo non è male, schiarisce un po' le medio-alte come interpretazione e mi mantiene comunque la corposità sui bassi. Potrei scegliere questo pre. Ora ascoltiamolo con il piano. Uno che manca, che è distante. Lo stesso reverbero. E quello che pensavi fosse perso. Quindi ho inserito nella stessa stanza Gianfranco insieme al pianoforte per avere lo stesso riverbero. È sconsigliato avere due riverberi diversi, soprattutto quando facciamo piano e voce o chitarra e voce, perché snaturiamo l'aspetto acustico del brano. Per cui ho mantenuto lo stesso identico riverbero. Sulla voce ho soltanto aggiunto un basso in più che contiene l'H3000 della Eventide, che uso tantissimo come multi-effetto. Lo possiedo anche in versione hardware e lo utilizzo spessissimo nella versione software. In questo caso sto creando un chorus sulla voce per renderla un po' più aperta nell'ambiente. Ascoltiamo. Uno che manca, che è distante, e quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. È il tempo per credere se è giusta o no la strada che fai. Poi sul master ho utilizzato il Maselec, che in questo momento è scollegato, quindi la pipeline che avete spesso visto nelle mie configurazioni, e utilizzerò il che Nebula manca, che è distante, in cambio. E quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. È il tempo per credere se è giusta o no la strada che fai. E pensare che se tutto si riveste di nuovo per te, è la tua rivoluzione. E se finalmente scopri l'altro che è in te, è la tua rivoluzione. È la tua rivoluzione. Uno che manca, che è distante. Notiamo come il mid viene più avanti. Uno che manca, che è distante, e quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, aggiungiamo, ma questa è già una rivoluzione. Brainworks per recuperare un po' del segnale side che abbiamo ferma. Perso. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. È il tempo per credere se è giusta o no la strada che fai. Il nostro DS1. E pensare che se tutto si riveste di nuovo per te, è la tua rivoluzione. E se finalmente scopri l'altro che è in te, è la tua rivoluzione. È la tua rivoluzione. E l'ultimo, il vice, per darmi un po' di gain totale. Uno che manca, che è distante. Aggiunge infatti 3 dB. E quello che come limiter pensavi fosse perso, la riduzione minima, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. Tempo per credere se è giusta o no la strada che fai. E pensare che se tutto si riveste di nuovo per te, è la tua rivoluzione. E se finalmente scopri l'altro che è in te,
è la tua evoluzione. Potrei aggiungere un Saturn per aggiungere un po' di distorsione sui bassi, sentiamo. Uno che manca, che è distante, è quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. In ultima analisi ho aggiunto un equalizzatore sulla voce dopo il cola che limitasse l'escursione dei bassi e avesse un controllo dinamico sui 400. Questo è un accorgimento che faccio solo sulla voce di Gianfranco, ma e quindi non è relativo, come spesso accade, ai tipi di microfoni utilizzati. In ultimo ho utilizzato il Vice di Esser, sempre sulla voce, per limitare le S contenute nell'esecuzione live. Normalmente ritocco le S a mano con Melodyne o riprogrammando appunto l'escursione del fader e della programmazione sulla traccia della voce, ma in questo caso ho usato il DSR da mastering che produce Vice. Ma fuori c'è... Ascoltiamolo. Non lo sai, ma fuori c'è una rivoluzione ed è un sussurro. Non lo sai, ma sembra sia una resurrezione ormai dappertutto. La voglia di stringere chi non c'è, qualcuno che manca, che è distante, e quello che pensavi fosse perso, invece è più vivo che mai adesso. Non lo sai, ma questa è già una rivoluzione, ormai non si ferma. È il tempo migliore per decidere da che parte stai. È il tempo per credere se è giusta o no la strada che fai, e pensare che se tutto si riveste di nuovo per te, è la tua rivoluzione. E se finalmente scopri l'altro che è in te, è la tua rivoluzione. È la tua rivoluzione. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata, verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off, non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi un vostro commento sotto. Ho aperto anche un account Patreon dove poter sovvenzionare questi video gratuiti, condividere le mie esperienze e analizzare insieme i nuovi ed i vecchi plugin che escono sul mercato. Trovate il link di Patreon nella descrizione sotto. Per chi invece è interessato ai corsi di Studio One, quindi ad imparare ad utilizzare al meglio la DAW, vi riporto al sito di riferimento che è jgrstudios.com oppure proaudiolearning.com. Trovate sempre nella descrizione i link. Per il momento è tutto, ciao, a presto!